come la percezione che questa registrazione possa restare ad essere utile. Non c'entro io, non c'entrano ovviamente le parole di Levi. E sentendo, come dire, più per istinto che per ragione, che questo è un documento che può rimanere, può passare di orecchio in orecchio, ne ho sentito molto la responsabilità e anche la necessità. Voi, che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Primo Levi non fa un libro sul campo di concentramento, Primo Levi fa un libro sull'uomo, in quelle condizioni, quello che accade, e lo descrive da chimico e da filosofo. Il suo libro fu rifiutato all'inizio per questo, perché considerato esagerato, perché considerato anche un po' ossessivo, perché in fondo c'erano state altre deportate che non l'avevano messa giù così dura, ecco, in questo modo fu liquidato. Poi dopo anni fu il successo arriva a farlo ripubblicare, cioè questa edizione che lui aveva pubblicato per un piccolo editore ebbe talmente successo di mano in mano per il passaparola che a quel punto i grandi editori lo accolsero. Lui non se lo dimenticherà mai questa cosa, non se lo dimenticherà mai. È uno di quei testi che una volta che ci entri dentro non esci più fuori, non sei più uguale. Non è semplicemente perché ti rende più giusto o migliore. È che ti cambia il modo di sentire, di vedere, ti costringe ad avere un'altra mente, un'altra sensibilità. In questo senso è un cataclisma che non ha mai smesso di muoversi e attraversarmi. Il testimone, nel momento in cui sta raccontando questa cosa, ti impone di cambiare. Innanzitutto ti senti anche in difficoltà, ma io sarei in grado di quella vita. Io avrei avuto quel coraggio. Io magari avrei tradito subito. E quindi ti senti in difficoltà. La seconda cosa, ti senti che lui è migliore di te spesso. Senti, e quindi non essere creduto, non credere queste cose è un modo che hanno le persone, la parte maggiore, di difendersi. Questa è la cosa incredibile. E Levi in questo libro lo mostra chiaramente. Che verso questo atteggiamento lui ha rabbia, perché i versi iniziali minacciano colui che si vuole nascondere dietro l'omertà, dietro il no, ma non è così, ma è l'esagerazione, ma figure, queste cose le sappiamo tutti, le abbiamo vissute tutti in guerra, no? Parlo per i lettori di quegli anni. Ecco, lui li minaccia letteralmente con quel verso, gli lancia un anatema perché non può più sopportare questa diffidenza. Un audiolibro è l'altra parte del libro. Sono contento che insomma, il mercato dell'audiolibro sia diventato sempre più grande, perché è bellissimo immaginarsi che tra un pezzo rap, un brano dance, magari un ragazzo possa ascoltarsi un libro così. E non lo vedo delegittimante, lo vedo, anzi lo vedo come una cosa importante. E gli audiolibri per me sono davvero una compagnia continua e spesso ho ascoltato di libri che avevo letto e ne ho trovato sfumature diverse. Sarà forse una mia sensazione, ma è come se con un audiolibro ci potessi addirittura parlare di più.